Bentrovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Per questo nostro appuntamento abbiamo scelto tre titoli. Ecco gli argomenti. Il primo titolo riguarda il principio ispiratore fondante dell'ordinamento della Regione Toscana, ovvero l'antifascismo. È stato modificato lo statuto regionale e l'approvazione è arrivata all'unanimità. Via libera maggioranza invece per quanto riguarda l'ambiente al piano regionale per la transizione ecologica. E poi si festeggia la castagna e il marrone DOP a Caprese Michelangelo nei due fine settimana. E quindi l'Aula del Consiglio regionale ha approvato in seconda lettura all'unanimità la modifica dello Statuto regionale della Toscana che fa dell'antifascismo un principio ispiratore fondante dell'ordinamento regionale in opposizione a ogni sistema politico e di principi dittatoriali o autoritari che riproponga metodi propri del fascismo. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 dello Statuto sono aggiunte le parole promuove, difende e pratica la memoria della resistenza e l'antifascismo quale principio costitutivo del proprio ordinamento. La Toscana è antifascista da sempre, dalla lotta della resistenza. Oggi lo è ancora di più perché finalmente lo mettiamo scritto nero su bianco nel nostro statuto. Il simbolo, il segno distintivo della nostra regione è il Pegaso alato, era il segno distintivo del Comitato di Liberazione Nazionale. E oggi essere antifascisti vuol dire offrire più diritti, libertà, giustizia, equità e credo che insomma metterlo all'interno dello statuto sia un fatto simbolico e forte, un atto che dice qual è la parte giusta della storia da cui stare. Con la seconda votazione resa secondo il dettato della nostra Carta Costituzionale, il Consiglio regionale ha inserito come valore fondante del nostro ordinamento istituzionale il principio dell'antifascismo, inteso quale forma di opposizione a tutti i regimi dittatoriali e totalitari che rischiano di comprimere le libertà individuali e collettive. Viene quindi sancito il principio dell'antifascismo non soltanto come valore fondante, principio ispiratore del nostro sistema istituzionale, ma anche come patrimonio comune a presidio delle generazioni che verranno. Una conquista importante, condivisa da tutta l'Aula del Consiglio regionale, che inserisce nel nostro statuto un ulteriore fondamentale elemento di civiltà. Soddisfazione perché a livello unanime tutto il Consiglio regionale ha votato una norma che non è soltanto un elemento identitario, è un principio di carattere culturale, ovviamente 50 anni ci sono voluti per portare questo principio e però la soddisfazione che in questo momento tutta l'Aula si è riconosciuta su un valore che denota le nostre origini, il Pegaso, e denota il fatto che dentro una cornice unitaria tutti i partiti poi possano muoversi dentro i principi di democrazia e soprattutto nel rispetto reciproco gli uno degli altri. Toscana riconosce il valore fondante dell'antifascismo per quanto riguarda il proprio ordinamento. Sicuramente una notizia da sottolineare perché è patrimonio culturale di tutti l'antifascismo. Io rivendico l'antifascismo degli autonomisti. Posso al tempo stesso dire che si dovrebbe ormai aprire una pagina di riforma dell'ordinamento regionale, lo statuto, il regolamento, io direi anche la legge elettorale. Quindi dobbiamo riflettere sul fatto che mentre la Costituzione repubblicana prevede 12 principi generali, invece per quanto riguarda ad esempio l'articolo 4, le finalità della Regione Toscana si arriva fino alla lettera Z. Bene, ci siamo mossi bene, dovevamo probabilmente farlo prima, ma al tempo stesso invoco una razionalizzazione di tutti questi principi che sono espressi nelle finalità della Regione Toscana. Apriamo una pagina costituenda che si basi proprio sull'antifascismo. Noi siamo pronti. Il nostro voto è stato convintamente favorevole perché al netto di quelle che sono le grandi emergenze che i toscani stanno vivendo in questo momento, non dobbiamo mai dimenticarci e rendere lettera viva i nostri valori. Questo deve essere fatto tramite le iniziative, ma anche tramite una messa nero su bianco all'interno dei nostri documenti. Però un appello mi sento di farlo. Molto spesso il valore dell'antifascismo o della memoria di alcune
eventi storici che hanno segnato l'Italia sono diventati per qualche ragione strumento di propaganda di alcuni partiti. Per dargli questa dignità invece di memoria del passato che ci deve aiutare a vivere meglio e con consapevolezza il presente, è necessario che principi, valori come l'antifascismo, la condanna dei totalitarismi e tutto ciò che ricorda appunto a noi dei passaggi più oscuri della nostra storia siano condivisi in maniera apolitica, aconfessionale e soprattutto non diventino oggetto di propaganda come purtroppo spesso è accaduto anche nella nostra regione. Devono essere valori di tutti, noi dobbiamo essere i primi a dare l'esempio alle persone. Sì, abbiamo convintamente votato a favore di questa proposta, chiaramente l'abbiamo anche dibattuta in aula nelle due occasioni, considerandola un'occasione perduta per Regione Toscana e per tutti i toscani, perché al di là della dichiarazione di antifascismo potevamo sostanzialmente interpretare i nostri tempi superando, partendo chiaramente dal valore dell'antifascismo, quello dell'antitotalitarismo, che sostanzialmente ha fatto già proprio anche il Parlamento europeo. Quindi andare sostanzialmente nella direzione di saper riconoscere i fenomeni storici della nostra contemporaneità, dove esistono tuttora stati, dove si praticano sostanzialmente quelle caratteristiche che oggi storicamente si ascrivono al fascismo, il partito unico, la mancanza di libere elezioni, sistemi di polizia che reprimono i dissensi, che comprimono i diritti, che sono sostanzialmente non soltanto attuali e sono in vigore, ma non si richiamano chiaramente a stati che si dichiarano fascisti, ma si dichiarano in tutt'altro modo. Talvolta sono nazioni a regime unico di stampo comunista, altre volte possono essere teocrazie o a volte possono essere anche democrazie dove sostanzialmente non sono esattamente regimi compiutamente democratici. Ecco, noi volevamo che ci fosse sostanzialmente del coraggio in più per aggiornare la carta statutaria di Regione Toscana e a 100 anni dalla marcia su Roma e quasi 80 anni dal 25 aprile 1945 essere capaci di essere figli del nostro tempo. Non è mai un dibattito sterile quando si parla di diritti fondamentali, però occorre anche capire che oggi, e le urne lo hanno dimostrato una settimana fa, magari anche portare avanti dibattiti che possono rischiare di sembrare strumentali oppure da agitarsi magari con l'avversario politico di turno, oggi interessano meno alle persone. Oggi interessa capire come uscire da una crisi economica e da una crisi occupazionale che stanno veramente gravando e mettendo a dura prova il nostro sistema economico-sociale. Questo è ciò che conta. Quindi, come dire, uniamoci bene sui valori, ma poi anche capiamo bene che oggi dobbiamo agire anche su altri fronti. Cambiamo argomento. L'Aula ha approvato a maggioranza con 22 voti a favore e 11 contrari il piano regionale per la transizione ecologica. Sono stati respinti gli emendamenti di Fratelli d'Italia e il gruppo misto Toscana Domani, uno della Lega. Il piano ha ambizioni di diventare uno strumento programmatico strategico per le politiche regionali in materia di sviluppo sostenibile e contrasto ai cambiamenti climatici, sia in termini di riduzione delle emissioni che di adattamento. E la previsione della sua istituzione è coerente con l'analogo piano che è stato recentemente adottato dal Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica. Abbiamo approvato questo importante atto che è il primo passo per un coordinamento e quindi per individuare anche le persone che ci affiancheranno in questo importante lavoro di raccordo sia con il governo sia con i comuni, e quindi saremo in qualche modo una cerniera sul territorio per accompagnare in tutti gli atti importanti. Mi viene in mente tutta la parte legata al PNRR in una regione che tradizionalmente, storicamente ha già una grande sensibilità sulla parte ecologica proprio per la produzione stessa di energie rinnovabili, e quindi non partiamo da zero, ma con questo atto cerchiamo di mettere in maniera strutturale e programmata tutta la nostra esperienza finalmente a servizio in rete con tutto quello che è il nuovo panorama che ci chiede l'Europa, e quindi crediamo di avere tutti i numeri per poter partire e fare un buon lavoro di concerto sia con il governo che con le nostre comunità locali. In realtà oggi si è istituita l'ennesima scatola vuota della regione, è l'istituzione del piano, quindi non è un vero e proprio piano, che dovrà andare a contenere tutti quei piani che noi aspettiamo da anni. Io sono qui dal 2015 e ancora aspetto il piano dei rifiuti, abbiamo visto passare degli adeguamenti sul piano della qualità dell'acqua, ma dobbiamo parlare di piano della qualità dell'aria,
Dobbiamo parlare del PRS, che è dal 2015 che non viene fatto, nonostante ci sia una situazione in Italia, ma anche a livello internazionale, che è totalmente cambiata anche causa Covid e purtroppo, come vediamo ora, anche per la guerra in Ucraina. Quindi abbiamo una serie di tematiche che devono essere affrontate, ma ad oggi ci si limita a fare una cornice di quello che doveva essere fatto già anni fa e che ancora i cittadini stanno aspettando. Cioè, siamo in forte ritardo su tutto in questa regione e non abbiamo ancora chiaro come si intende portare avanti tutti questi temi, soprattutto perché abbiamo non solo delle urgenze e delle esigenze, ma perché è stata fatta questo quadro di cui si parlava senza avere decreti attuativi a livello nazionale, perché non era una cosa obbligatoria, era una cosa consigliata, si poteva aspettare, magari cominciare a lavorare su tutti quei piani che i cittadini aspettano ormai da troppi anni e poi arrivare a mettere tutto insieme. Come al solito la Regione vuole mettersi alla testa, diciamo, della rivoluzione lessicale del Paese, aderendo formalmente al piano della transizione ecologica. Dovrebbe essere un piano di programmazione di competenza del Consiglio regionale che raccoglie, in qualche modo coordina i piani dei rifiuti, della qualità dell'aria, dell'energia, della lotta all'amianto, eccetera. In realtà, purtroppo ad oggi sappiamo, manca il piano regionale di sviluppo, che è l'atto madre della programmazione regionale, mancano i piani di settore, a cominciare proprio dal piano dei rifiuti. Quindi dal nostro punto di vista abbiamo chiesto maggiore concretezza e soprattutto di conoscere i tempi di realizzazione di questo piano, che dovrà essere realizzato anche tramite il contributo di un comitato nuovo tecnico-scientifico di 10 membri che avevamo chiesto fosse nominato e fosse messo a supporto anche del Consiglio regionale. Questo ci è stato negato perché si ritiene invece che questo comitato scientifico debba sostenere soltanto la Giunta, e quindi anche in conseguenza di questa ennesima chiusura della maggioranza noi abbiamo espresso un voto contrario. Ci riserviamo naturalmente una valutazione nel merito se e quando questo piano arriverà, dovendo coordinare per il momento piani come appunto quello dei rifiuti che non esistono. Si tratta di una legge intersettoriale molto importante che investe molti settori, dall'energia all'edilizia alle infrastrutture, ma non abbiamo ancora il programma di sviluppo regionale, che è il documento cardine con cui inizia ogni legislatura. Dovrebbe essere stato presentato a inizio della legislatura del Presidente Gianni e non ce l'abbiamo, quindi stiamo facendo delle leggi senza che ci manchi, anzi senza la struttura base che le dovrebbe supportare. Quindi, come sempre, navighiamo a vista, anche nella transizione ecologica e persino quando siamo in ritardo. Ottobre è il mese della castagna e del marrone DOP anche per il 2022. Caprese Michelangelo, in provincia d'Arezzo, è possibile trascorrere due weekend all'insegna dei prodotti tipici. La festa delle castagne e del marrone DOP, l'evento che si svolge ormai da mezzo secolo, i fine settimana 15, 16 e 22 e 23 ottobre caratterizzano il piccolo paese aretino e offrono la possibilità di conoscere un territorio a partire proprio dalla casa di Michelangelo. Buonarroti. Una delle eccellenze, il marrone DOP di Caprese Michelangelo, del territorio aretino da cui provengo, e che deve essere conosciuta in tutta la Toscana. Un momento particolare che coniuga enogastronomia alla bellezza del territorio, ma anche alla storia, all'arte. Ricordiamo che Caprese Michelangelo è la città che ha dato i natali al grande Michelangelo Buonarroti, e quindi dobbiamo ricordarci dei nostri posti, anche quelli più lontani, per far sì che la Toscana possa avere uguale considerazione. Il Consiglio regionale è molto attento a queste tematiche e dobbiamo continuare su questa strada. Da aretino e da persona molto legata alla comunità di Caprese Michelangelo invito tutti a venire a questo straordinario momento. Vi aspettiamo alla 52esima festa della castagna e del marrone DOP a Caprese Michelangelo, provincia di Arezzo. Siamo alla 52esima edizione, è una festa che richiama tutta la partecipazione di tutta la popolazione di Caprese Michelangelo, perché a Caprese c'è una tradizione castanicola molto forte. Ogni famiglia ha almeno un appezzamento di terreno coltivato a castagna. I castagneti vengono in questo caso veramente molto coltivati, perché vengono potati, puliti,
è un lavoro molto molto faticoso, perché è il bosco, però nel periodo autunnale viene considerato come un giardino, quindi se andrete a visitarlo sono dei veri e propri giardini. La castagna è un frutto particolare che viene utilizzato a Caprese Michelangelo fin dal Medioevo, e ci si fanno le farine, classici dolci, anche baldino e quant'altro. In questo caso per, diciamo, l'alimentazione interna del paese, però è un frutto che viene esportato poi tramite canali di vendita nazionali ed internazionali. Siamo onorati di avere anche il marchio DOP, perché il marrone di Caprese è stato riconosciuto già da diversi anni come DOP, e questo ci fa, diciamo, la differenza rispetto ad altre zone dove la castagna viene considerata un semplice frutto, che però è molto generico, per cui il marrone ha una proprietà organolettica particolare, la castagna in genere si passa da un prodotto, diciamo, base a un prodotto medio-medio-alto senza distinzioni. In questo caso noi abbiamo distinto. E con il marrone e le castagne di Caprese Michelangelo si conclude il nostro appuntamento con Dentro il Consiglio. Vi ricordo, per tutti gli aggiornamenti e le informazioni, www.inconsiglio.it. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi aspetto, come sempre, qua tra 7 giorni, Dentro il Consiglio.